È stato ritrovato dalla polizia in una cappella privata del cimitero cittadino il dipinto che raffigura Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria, mentre legge un libro sacro insieme alla Madonna, come per volerla istruire. Questa tela, molto cara alla comunità cattolica di Urbania, era stata trafugata il 5 agosto scorso nella chiesa di Santa Caterina, provocando sconcerto e dolore. Il simulcro, infatti, più che per il valore commerciale, era tenuto in grande considerazione dagli inizi del Novecento perché oggetto di devozione dalle donne desiderose di maternità e dalle mamme che pregano per ricevere delle grazie. Oggi in questura il vicario Lucio Pennella ha reso noto il ritrovamento dell'opera da parte degli agenti di Urbino in collaborazione con la squadra mobile di Pesaro. Io personalmente sono soddisfatto delle indagini che hanno condotto i colleghi della squadra mobile e del commissariato di Urbino, che hanno stretto la morsa intorno a questi soggetti, a questi individui che si sono resi responsabili di questo furto, di questo sacrilegio, se vogliamo così dire, anzi è sicuramente un sacrilegio. La morsa che si è stretta ha fatto sì che loro abbandonassero questo quadro, probabilmente non hanno avuto la possibilità di piazzarlo subito sul mercato, anche perché noi eravamo alle loro costole. Le indagini sono ancora in corso, sono fiducioso, speriamo di al più presto di assicurare la giustizia anche questi soggetti, anche perché il nostro territorio pullula di immagini sacre, pullula di opere d'arte, per cui è chiaro che la nostra attenzione è molto alta, ma soprattutto il fatto di aver restituito, ripeto, alla collettività, alla comunità cattolica dell'Alta Valle del Metauro questa immagine così sacra, per noi è motivo di orgoglio e di soddisfazione. In occasione delle celebrazioni per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, martedì 29 settembre verrà consegnato il quadro nelle mani dell'arcivescovo di Urbino, Giovanni Tani, che a sua volta lo restituirà a Don Diego Torres, vicario sacerdotale di Urbania. Domani ufficialmente verrà riconsegnata alla comunità? Sì, sarà riconsegnata nella Basilica Concattedrale di Sant'Angelo in Vado, dove l'arcivescovo presiederà la messa perché c'è la festa patronale, e quindi verrà consegnata in questa occasione dalla Polizia di Stato. Invece domenica 4 ottobre ci sarà una processione? Sì, in Urbania faremo la messa alle 10.30 e poi alle 11.30 circa partiremo in processione dalla cattedrale fino alla chiesa di Santa Caterina per poter consegnare alla chiesa originale questa bellissima immagine.